Migliaia di persone a Pompei per la supplica alla Vergine del Rosario, un appuntamento che ieri ha richiamato e ha ricordato anche Papa Francesco al termine dell'udienza generale. Ed oggi a presiedere questo rito il segretario di Stato Pietro Parolin, il primo collaboratore di Papa Francesco, che ha ricordato con le parole del Pontefice e ha invitato a non lasciarsi prendere dallo scoraggiamento. Questo messaggio, questo invito è ancora più vero oggi con le insidie della violenza e la crisi del lavoro. La sua omelia è un richiamo alla fede, ma anche un richiamo ai problemi di questa terra, la violenza, il lavoro. Sì, mi pare che non possono essere assenti, no? Ma proprio per questo, come abbiamo detto tante volte, proprio perché la Madonna è madre e quindi una madre non può non avere nel cuore tutte le ansie e tutte le difficoltà, i problemi dei suoi figli. Ecco. Però io vorrei aggiungere anche, come ho detto anche prima, che la Madonna ci ispiri tutti a lavorare per la soluzione di questi problemi. Preghiamo quindi anche al sociale, alle istituzioni. Sì, certamente, ecco, veramente perché ci animi tutti in base alla nostra fede cristiana a cooperare, a collaborare, perché ecco, certamente l'aiuto di Dio ci viene, ma ecco, questo aiuto noi dobbiamo anche saperlo approfittare, quindi impegnarci in prima persona. La sua presenza qui preludio di una visita del Papa? Speriamo che sia così, mi farò interprete del desiderio che ho sentito coralmente da tutti i pellegrini, ecco, che il Papa il prossimo anno venga, speriamo che sia possibile. Amen.